Eccoci qui per il terzo appuntamento consecutivo con la lettura d'Antis online. Come molti di voi sanno, siamo riusciti ad organizzarci per poter portare la tradizionale lettura d'Antis che la professoressa Claudia Fernandez da diversi anni tiene presso il nostro Istituto Italiano di Cultura. Siamo riusciti appunto a potervi portare la lettura d'Antis in questa nuova modalità con un considerevole allargamento di pubblico, cosa della quale siamo molto molto soddisfatti e contenti. Chiedo a tutti di avere pazienza, so che alcuni di voi preferirebbero utilizzare sempre la stessa identità della riunione, ma per delle ragioni tecniche preferiamo per il momento un'iscrizione ad ogni singolo incontro. D'altronde è un'operazione abbastanza breve e questo ci permette di sapere bene a quante persone arriviamo e come possiamo migliorare, diciamo, l'estensione, la diffusione e la disseminazione delle nostre attività. Prima di cedere la parola a Claudia, vorrei invitarvi, per chi non lo avesse fatto, a seguire le altre attività che abbiamo preparato per questo giovedì che precede la Pasqua. Ci siamo detti che era forse una buona occasione per organizzare quello che abbiamo chiamato il Super Giovedì, offrendovi anche un concerto di un duo di arpe dell'Orchestra Verdi di Milano, diciamo la mitica Orchestra Verdi di Milano, che ci offre un concerto dedicato appunto all'istituto, con una piccola introduzione della presidente dell'Orchestra Verdi, che vuole fare appunto sentire un po' questa cultura che ci unisce, sebbene la grande distanza, in momenti così particolari come questi. Chiederei a Daniele cortesemente di mettere sulla nostra chat il link al nostro canale YouTube. Vi invitiamo tutti a collegarvi alle ore 18:30 per poter in simultanea, come appunto se fossimo tutti spettatori del concerto, godere di questo momento di musica e di grazia, che ci viene offerto, dai musicisti dell'Orchestra Verdi Milano. E poi, per chi volesse, alle 19 abbiamo un film. Ecco, Daniele ha messo nella chat il link per il canale YouTube per il concerto. Chiedo a Daniele anche di mettere la password di Vimeo, che vi permetterà alle 19 di poter, introducendola, vedere il film I nostri ragazzi, che è in italiano sottotitolato in spagnolo. Quindi ecco, rilanciamo anche il nostro ciclo al cinema. Quindi appunto un super giovedì aperto con il nostro appuntamento carissimo, con il nostro Dante e la nostra Claudia, e poi momenti di musica e di cinema per chi vuole. Quindi ripeto, nella chat sono disponibili tanto il link YouTube che è per il concerto, che la password e il link per Vimeo per il film delle 19. Claudia, ti passo la parola per questo secondo canto dell'inferno. Grazie, grazie a tutti, buona lettura d'Antis. Grazie Donatella, salve a tutti, buon pomeriggio, benvenuti, bentornati. Leggeremo oggi il secondo canto dell'Inferno. Ho accolto gratitudine i suggerimenti che mi sono stati fatti, per esempio sul fatto di allontanarmi un po' dalla telecamera. Spero che oggi mi possiate vedere meglio. La primissima cosa che vorrei premettere alla lettura è, come al solito,
Ricordo che dovete avere il testo in italiano durante questa lezione, altrimenti si rende davvero difficilissima la comprensione di chi di voi non ha ancora preso il libro, può farlo ora, chi non ce l'ha può sempre aprire una pagina web con il testo in italiano, come per esempio danteonline.it. Oppure liberliber.it, insomma, dovete avere il secondo canto dell'inferno sotto gli occhi. Grazie. La seconda cosa che vorrei chiarire è che la settimana scorsa, scusate perché mi arrivano delle richieste di ingresso, come ci fosse che vuole entrare e non ci riesce, io sto mettendo a mettere, ma non so se sto facendo bene. Allora, è stata cancellata la riunione, a un certo punto io non ho fatto in tempo a leggere dei messaggi che mi sono arrivati attraverso la chat, quindi mi scuso se non ho risposto a delle cose, non le ho lette, insomma, le cose che avete inviato. Questa volta, per rimediare un po' a questa mancata possibilità di comunicazione tra di noi, quello che mi è stato suggerito da Daniele, che mi sembra un'eccellente idea, è quella di proporvi una pausa a un certo punto della lezione, che ho già stabilito, anzi ho stabilito due brevi pause in momenti in cui narrativamente si perde poco, e in quel momento io guarderò la chat, quindi se volete inviare delle domande faremo queste due brevi interruzioni, per cui io prima di riprendere la lettura cercherò di soddisfare questi vostri bisogni di chiarimento, va bene? Quindi man mano che vi vengono dei dubbi voi scriveteli pure, io guarderò solo nei momenti in cui ci sarà una pausa. Dunque, cominciamo allora con la lettura del canto, come di solito facciamo, poi riprendiamo da capo e poi rileggiamo alla fine, con la speranza che si sia capito un po' di più. Secondo canto, quindi, dell'inferno. Lo giorno se n'andava e l'aere bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro, e io soluno m'apparecchiava a sostener la guerra, sil del cammine, sil la pietate, che ritrarrà la mente che non erra. O muse, o alto ingegno, or m'aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora, d'immortale secolo andò, e fu sensibilmente. Però se l'avversario d'ogni male cortese fu, pensando l'alto effetto che uscir dovea di lui e il chi e il quale, non pare indegno ad uomo d'intelletto, che i fu dell'alma Roma di suo impero, nell'empireo ciel per il padre eletto, la quale il quale, a voler dirlo vero, fu stabilita per lo loco santus, sia del successor del maggior Piero. Per quest'andato onde li fai tu vanto, intese cose che furon cagione di sua vittoria e del papale ammanto. Andovvi poi l'ovasta elezione per recarne conforto a quella fede che è principio alla via di salvazione. Ma io perché venirvi, o chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono, me degno a ciò, né io né altri il crede. Perché se del venire io m'abbandono, temo che la venuta non sia folle. Sei savio, intendi me chi non ragiono. E qual è quei che disvuol ciò che volle e per novi pensier cangia proposta, sicché dal cominciar tutto si tolle, tal mi feci in quell'oscura costa, perché pensando consumai l'impresa che fu nel cominciar cotanto tosta. Sì, ho ben la parola tua intesa, rispose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da viltade offesa, la qual molte fiate l'uomo ingombra, sì che d'onrata impresa lo rivolve come falso veder bestia quand'ombra.
Da questa tema, ciò che tu ti solve, dirotti per chi io venni e quel che intesi, nel primo punto che di te mi dolve. Io era tra color che son sospesi, e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandario la richiesi. Luceva gli occhi suoi più che la stella, e cominciommi a dir soave e piana, con angelica voce in sua favella. O anima cortese mantuana, di cui la fama ancor nel mondo dura e durerà quando il mondo lontana, l'amico mio e non dell'avventura, nella diserta piaggia è impedito sin nel cammin che volta è per paura. E temo che non sia già sì smarrito ch'io mi sia tardi al soccorso levata per quel ch'io di lui nel cielo udito. Or movi, e con la tua parola ornata, e con ciò che a mestieri al suo campare l'aiuta, sicché ne sia consolata. Io son Beatrice che ti faccio andare, vegno del loco che tornar disio, amor mi mosse che mi fa parlare. Quando sarà dinanzi al signor mio, di te mi loderò sovente a lui. Tacetti allora, e poi comincia io. O donna di virtù, sola per cui l'umana spezie eccede ogni contento di quel che a minor ricerchi sui, tanto m'aggradi il tuo comandamento che l'ubbidir se già fosse me tardi, più non te uopo caprirmi il tuo talento. Ma dimmi la cagion che non ti guardi dello scender qua giuso in questo centro, dell'ampio loco che tornar guardi. Da che tu vossa aver cotanto addentro, dirotti brievemente mi rispose, perché io non temo di venir qua entro. Temersi dee di solo quelle cose che hanno potenza di fare altrui male, dell'altre no, che non son paurose. I son fatta da Dio sua mercè tale, che la vostra miseria non mi tange, né fiamma adesso incendio non m'assale. Donna e gentil nel ciel che si compiange di questo impedimento io ti mando, sicché duro giudicio lassù frange. Questa chiese Lucia in suo dimando e disse: ora ha bisogno il tuo fedele, di te io a te lo raccomando. Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse e venne al loco dove era, che mi sedea con l'antica Rachele. Disse Beatrice loda di Dio vera, che non sopporri quei che t'amo tanto, che uscì per te della volgare schiera? Non odi tu la pietà del suo pianto? Non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana voi il var non ha vanto? Al mondo non fur mai persone ratte a far lor pro o a fuggir lor danno, com'io dopo cotai parole fatte venni qua giù del mio beato scanno, fidandomi del tuo parlare onesto, che onora a te e quei chiuditi l'hanno. Poscia che m'ebbe ragionato questo, gli occhi lucenti lagrimando volse, perché mi fece del venir più presto, e venni a te così com'ella volse, dinanzi a quella fiera ti levai, che del bel monte il corto andar ti tolse. Dunque che è? Perché restai? Perché tanta viltà nel cuore allette? Perché ardire e franchezza non hai? Poscia che tra le tre donne benedette curandite nella corte del cielo e il mio parlar tanto ben ti promette? Quali fioretti dal notturno gelo chinati e chiusi poiché il sol l'imbianca si drizzan tutti aperti in loro stelo, tal mi feci io di via mietuta e stanca e tanto buono ardire al cor mi corse, chi cominciai come persona franca. O pietosa colei che mi soccorse, e te cortese che ubbidisti tosto alle vere parole che ti porse. Tu m'hai con desiderio il cor disposto sia al venir con le parole tue, chi son tornato nel primo proposto. Or va, un sol volere è d'ambedue. Tu duca, tu signore e tu maestro. Così gli dissi e poi che mosso fue,
entrai per lo cammino alto e silvestro. Dunque, sperando che si stia sentendo bene, ricominciamo da capo. Ricordiamo brevemente che nell'episodio che abbiamo letto la settimana scorsa, nel primo canto dell'Inferno, Virgilio, vedendo la tremenda situazione in cui si trovava Dante, di fronte alla gravità della lupa, di questa fiera che gli aveva fatto perdere la speranza dell'altezza, ha proposto a Dante questo viaggio nell'aldilà, e che Dante aveva subito accettato la proposta. Io vi avevo chiesto di notare l'apparente celerità con cui Dante sembra un po' di sottovalutare la gravità di quello che deve adesso intraprendere, per cui aveva subito assecondato il suo maestro Virgilio, e avevano ripreso a camminare, anzi avevano cominciato a camminare dopo il loro incontro. Questo secondo canto, come avrete sentito, comincia dopo una lunga ellissi. Vi ricordate che Dante ci aveva detto che quando aveva visto questi raggi che illuminavano il monte, era di mattino, e appunto quest'ora del giorno aveva indotto lui ad avere speranza nei confronti delle belve che gli impedivano la strada. E invece questo secondo canto si apre la sera, quindi leggiamo le primissime due terzine: lo giorno se n'andava e l'aere bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro, e io soluno m'apparecchiava a sostener la guerra, sì del cammino e della pietate, che ritrarrà la mente che non erra. Allora, scusate, il giorno se ne andava, quindi abbiamo capito che Dante e Virgilio hanno camminato tutta la giornata, probabilmente dicendosi delle cose che la commedia non si cura di trasmettere, e l'aere bruno, cioè l'aria oscura, ormai stava liberando, togliendo gli animali che sono in terra. Animali, vi ricordate, l'abbiamo detto, se non sbaglio, due settimane fa nella lezione introduttiva alla fama. La parola animale, è bene ricordarlo perché è di alta frequenza nel poema, indicava nell'italiano antico questo tecnicismo aristotelico di insieme di corpo e anima. Quindi quando Dante parla degli animali, parla soprattutto degli umani. Quindi sta dicendo, era il giorno in cui coloro che sono in terra tornano dai loro lavori, dalle loro fatiche, e io soluno, cioè uno se non conoscesse questo senso di animale potrebbe domandarsi, vabbè, ma è lui accompagnato da Virgilio, ma solo uno nel senso di solo un animale, perché effettivamente Dante, essendo vivo, avendo un corpo, è il solo animale di tutta la commedia, tutto il resto dei personaggi sono solo anime. Però è indicativo questo pronome, questo uno, è indicativo della solitudine in cui si sente Dante nel cadere della sera, e dice solo uno, solo soletto diremmo noi oggi, mi apparecchiava, quindi mi preparavo per sostenere, per affrontare la guerra, quindi un viaggio di una tale gravità che è come una guerra, del cammino, cioè del viaggio e della pietà, perché infatti, come vedremo, una delle primissime difficoltà diciamo spirituali che Dante troverà nel suo viaggio è appunto la pietà che proverà nei confronti delle punizioni che diciamo danneggiano sia i dannati che i penitenti del purgatorio. Quindi lasciamo un attimo il verso settimo per analizzarlo dopo. Dante ci sta dicendo che
questa speranza, questo ottimismo che aveva il mattino, la sera lo comincia a perdere, perché appunto quando viene la sera, come ogni persona che viaggia, comincia a sentire nostalgia, a sentirsi magari impreparato per il viaggio. Ciononostante, vedete come in una subordinata molto leggermente nel settimo verso aggiunge che nonostante si stava dubitando della sua capacità di fare il viaggio, questo viaggio sarà oggetto della descrizione del suo libro, che ritrarrà la mente che non erra, cioè che descriverà la memoria che non sbaglia. Quindi passa subito Dante a questo punto di vista dello scrittore, come rassicurando i lettori che nonostante la paura che gli faceva il viaggio a quell'ora di quella prima sera insieme a Virgilio, lui effettivamente l'ha fatto e si accinge a raccontarlo. Allora, vi ricordate che la settimana scorsa io vi dicevo che il primo canto che noi chiamiamo Primo dell'Inferno è in realtà la prefazione, il proemio all'intero poema. Il vero primo canto dell'Inferno è questo che stiamo leggendo oggi, anche se noi lo chiamiamo secondo, e infatti, a riprova di questa cosa, al verso 8 comincia questa invocazione alle muse, che si ripeterà all'inizio del Purgatorio, all'inizio del Paradiso, nel primo canto di ognuna di quelle due cantiche, sempre in un crescendo, come avremo modo di vedere quando leggeremo quei libri, ma che implica che questo è l'inizio del libro Inferno. Dunque Dante, come scrittore, ha raccontato brevemente che si trovava in questo frangente di fronte a questa paura di intraprendere il viaggio che aveva accettato così velocemente durante la mattina di quello stesso giorno, e adesso interrompe la narrazione per invocare come autore le muse affinché lo aiutino a scrivere il libro. O muse, o alto ingegno, or m'aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Dunque Dante, iscrivendosi dentro il genere dell'epica, dove effettivamente dopo la dichiarazione della materia del libro si fa un'invocazione alle muse, dice per la prima, insomma, in questa prima invocazione o muse, ma immediatamente dopo o alto ingegno. Questa parola ingegno è una parola chiave di tutto il testo. L'ingegno è quello che noi oggi, in modo approssimativo, perché Dante poi fa delle differenze tecniche tra le diverse facoltà dell'intelletto, ma potremmo parafrasare, diciamo, operativamente come intelligenza, alta intelligenza. Questo è importante perché Dante, il Dante scrittore, cioè quello che è già tornato dal viaggio e ha visto Dio e quindi non può più peccare, bisogna stare attenti a questo, riconosce di avere un'intelligenza alta, e questo è molto importante perché riguarda la sua responsabilità intellettuale. Consapevole di questa sua altezza di ingegno, Dante chiede aiuto per portare a termine la sua missione affidatagli da Dio. Come vedremo nel Paradiso, a Dante verrà detto esplicitamente più volte quello che devi fare con quello che ha visto, che è appunto scrivere questo libro che stiamo leggendo. Quindi chiedi aiuto alle muse, chiedi aiuto alle proprie facoltà intellettuali, dice aiutatemi, aiutatemi ora che sto cominciando a scrivere, e poi chiede aiuto alla propria memoria, mente, in moltissimi dei passaggi della commedia vuol dire appunto memoria. O memoria, che hai preso appunti di quello che io ho visto. Questo è importantissimo pure, perché intanto compare questa affermazione forte
cioè il verbo vedere, che è probabilmente quello più usato in tutto il poema. E questa affermazione che ciò che Dante ci racconterà è quello che ha effettivamente visto. Va bene? Poi c'è anche questa metafora della memoria come un libro, che è una metafora che lega, non casualmente in questo canto, questo libro, la commedia, con la vita nuova, che inizia appunto questo libro di giovinezza di Dante, di cui adesso avremo bisogno di parlare brevemente quando comparirà Beatrice come personaggio. Nella vita nuova Dante inizia dicendo che nel piccolo libro della sua memoria, perché era ancora giovane, è scritta e segnata la data in cui conobbe Beatrice. E quindi è importante, siccome appunto in questo canto ricomparirà Beatrice come personaggio, quindi il canto che permette di legare questo nuovo libro, la commedia, con quello precedente, la vita nuova, è interessante che Dante ci proponga la stessa metafora del libro della memoria. Ma poi questo verso 9 è anche molto interessante dal punto di vista della novità del genere della commedia, perché prima io vi ho detto che nel fare l'invocazione alle muse Dante in qualche modo si sta iscrivendo nella tradizione dell'epica classica. Ora, se in quel verso 8 fa questo, nel 9 ne prende la distanza. Perché? Perché l'invocazione alle muse, nel caso di Omero, per esempio, era giustificata dal fatto che, come in tutti i poemi epici, sia nell'Iliade che nell'Odissea che nell'Eneide, che è il grande modello di Dante, una delle caratteristiche è che i fatti narrati sono molto distanti nel tempo dal momento in cui il poeta si mette a narrarli. La guerra di Troia, come sapete, secondo calcolano gli studiosi, era avvenuta almeno 2 o 3 secoli prima che Omero scrivesse i suoi poemi. E molta di più ovviamente la distanza rispetto all'Eneide. E quindi questa distanza che ha il poeta dai fatti narrati è quello che giustifica l'invocazione alle muse, perché siccome il poeta non vide direttamente quello che deve narrare, chiede alle muse, che essendo dee vedono tutto, di ispirare la sua materia, quindi di dettargli ciò che lui non può sapere perché non ha vissuto, non ha visto. Invece Dante, dopo essersi iscritto in questa tradizione invocando le muse, fa questo salto veramente audacissimo di avvicinare i fatti narrati, che nell'epoca, ripeto, erano lontanissimi dal momento in cui il poeta scrive, alla propria esperienza, cioè in questo caso lui vide le cose che ci deve raccontare, quindi è un testimone oculare di tutto ciò che ci racconterà. E il 10° verso aggiunge un'affermazione molto interessante, dove Dante parla alla mente, alla propria memoria, alla propria facoltà di conoscere, affermando che qui, cioè nella commedia, si farà evidente, apparirà la propria nobiltà. Quindi Dante è consapevole che la sua grande opera, sapete che Dante ha scritto altre cose che per, diciamo, comodità operativa in confronto con la commedia chiamiamo opere minori, ma Dante sa che la sua grande opera è la commedia, perché attraverso la scrittura della commedia lui porterà a termine una missione divina. Allora, al verso 11, Dante, come scrittore, riprende la narrazione, quindi focalizza di nuovo sul Dante personaggio, e racconta come chiese
aiuto a Virgilio di fronte a questa sua condizione dell'animo che ha paura di avventurarsi, insomma, in quello che il suo guida gli ha proposto. Quindi verso 11. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. Cioè io cominciai, dice Dante, poeta che mi guidi. Forse il vocativo più meschino che Dante abbia dato di tutti i vocativi che ha usato per Virgilio. Perché infatti in questo momento il Dante personaggio sta dubitando della proposta di Virgilio, quindi in qualche modo anche della sua autorevolezza, dell'autorevolezza di Virgilio. Poeta che mi guidi, guarda la mia virtù, cioè sta attento perché non esamini la mia forza, la mia potenza, se è abbastanza potente, sufficiente, prima che tu mi affidi all'alto passo. Alto probabilmente qua ha il senso dell'aggettivo latino altus, che voleva dire profondo, appunto da questa accezione deriviamo noi l'espressione in alto mare, vero? Il mare profondo. L'alto passo, cerchiamo di ricordarlo perché è un'espressione che Dante userà più volte e quindi arricchirà il suo senso man mano che andiamo avanti nella lettura, ma chiaramente quello che è evidente qua è che sta indicando il passaggio tra la vita dei vivi, il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Quindi sta dicendo, io davvero posso fare questo viaggio? Sta domandando Dante a Virgilio. E immediatamente giustifica questo suo timore. Al verso 14, tu dici, e qui si riferisce all'Eneide, tu dici che di Silvio il parente, cioè che il padre di Silvio, cioè Enea, corruttibile ancora, quindi ancora vivo con il suo corpo, ad immortale secolo andò, cioè andò a un mondo immortale. Si sta riferendo chiaramente al libro sesto dell'Eneide, dove si racconta la discesa di Enea all'Averno. E fu sensibilmente, cioè ci andò proprio con il suo corpo, quindi con i suoi sensi ancora attivi. Quindi dice, tu hai scritto che Enea ci andò. Però, perciò, ricordate sempre che però in italiano antico è consecutivo, non avversativo. Per questo, perciò, se l'avversario di ogni male cortese gli fu, cioè se Dio, avversario di ogni male, gli fu cortese, quindi gli permise di andare al mondo dei morti, pensando l'alto effetto che uscir dovea di lui e il chi e il quale, cioè pensando l'effetto importantissimo che doveva uscire di Enea e del suo viaggio nell'Averno, non pari indegno ad uomo di intelletto. Una persona intelligente può capire perché Dio ha dato a Enea questa possibilità di andare all'Averno, perché da quello mondo morti, soprattutto dal dialogo che ha con Anchise, con suo padre, apprese quello che doveva fare, qual era il destino di Roma nel viaggio, insomma, provvidenziale che a lui era stato dato. Infatti Dante aggiunge al verso 21 che il fu dell'alma Roma e di suo impero nell'empire o ciel per padre eletto, cioè già che egli, questa e con apostrofo è egli, lui, fu eletto da Dio, cioè nel cielo empireo, che è la sede di Dio e dei beati, come padre, fu eletto come padre della Santa Roma e del suo impero. Vedete, qui vediamo molto chiaramente questa
commistione di paganesimo e cristianesimo che Dante sfrutterà molto a lungo nel libro e che è giustificato dal fatto che lui sente, come ogni cristiano convinto di appartenere a un'era in cui è già stata rivelata una verità che ai pagani era vietata. Quindi, nella visione di Dante, tutta la storia anteriore all'avvento di Cristo ne è una preparazione provvidenziale. Tutto quello che accadde prima, la guerra di Troia, l'uscita di Enea da Troia, la fondazione nel Lazio di ciò che poi sarebbe stato Roma, è stata una preparazione del mondo per l'impero d'Augusto, che a sua volta è una preparazione della pace politica perché l'impero potesse giudicare Cristo. Torneremo a quest'idea che è importantissima e appare molte volte nel poema. Quindi ciò che in linea di massima sta dicendo qua Dante a Virgilio è: io capisco perché Enea dovette andare nell'aldilà, nel mondo dei morti, ed era perché avrebbe capito lì, nel suo incontro con il padre, quello che doveva fare, che era provvidenziale per Roma come impero e, come dirà subito dopo, per l'instaurazione a Roma del papato attraverso San Pietro, primo papa. Infatti al verso 23 Dante aggiunge: la quale il quale, cioè la quale è Roma del verso 21, il quale è l'impero, sempre verso 21, la quale il quale, a voler dirlo vero, dicendo la verità, fu stabilita per lo loco santo usiedi il successor del maggior Piero. Cioè furono stabiliti Roma e l'impero come luogo santo dove risiede il Papa, cioè il successore di Piero, Pietro, primo Papa. Va bene? Io domando va bene, tanto non posso vedere se va bene o meno, ma spero che voi stiate scrivendo le vostre domande. Allora, il verso 26, continua Dante, sta sempre esprimendo di fronte a Virgilio la sua mancata sicurezza di fare il viaggio. Per questa andata onde gli dai tu vanto, cioè per questa andata all'Averno che tu celebri nel libro, intese cose che furono cagione di sua vittoria del papale ammanto. Cioè udì e capì cose che furono la causa della sua vittoria, della vittoria di Enea e del ammanto, del manto papale, quindi del futuro papato. Ecco, finita questa perifrasi che riguarda il viaggio di Enea nell'aldilà, grande e importantissimo precedente del viaggio di Dante, adesso parlerà Dante invece del secondo suo precedente, che è San Paolo. Verso 29. Andovvi poi lo vas d'elezione, il vaso di elezione, cioè il recipiente dell'elezione dello Spirito, è un epiteto biblico per San Paolo che tutti conoscevano. Quindi sapete che San Paolo, secondo la tradizione del Vangelo, andò, fu raptato, diciamo, rapito nel terzo cielo. E perché ci andò San Paolo? Verso 30. Per recarne conforto a quella fede che è principio alla via di salvazione, cioè per portarsi dal paradiso conforto, appoggio alla fede cristiana, quella fede che è l'inizio nella strada della salvezza. Quindi in un momento in cui bisognava divulgare, diffondere il Vangelo, Paolo fu invitato da Dio a vedere la realtà del paradiso direttamente per poi diffondere la buona nuova nel mondo. Dopo aver detto che lui capisce perché Enea e Paolo sono potuti andare nell'aldilà,
Ora, al verso 32, pone la sua domanda che lo preoccupa. Ma io perché venirvi? O chi il concede? Ma io perché devo venire? O piuttosto, perché posso venire? Chi lo concede? Cioè, Dante che il mattino, vi ricordate, era tutto entusiasta di inseguire Virgilio, ora si domanda, vabbè, questo è un poeta pagano, che aveva fama di mago, non mi starà proponendo qualcosa di peccaminoso? E al verso 33, io non Enea, io non Paolo sono, cioè non sono né Enea né Paolo, me degno a ciò, né io né altri il crede, cioè non mi sento degno di ciò, cioè di fare questo viaggio, né gli altri mi sentono, mi credono degno. Si capisce, spero, qual è la passione di Dante. E al 35 aggiunge, perché se del venire io mi abbandono, temo che la venuta non sia folle, sei savio, intendi me chi non ragiono. Per cui, cioè per tutto quello che ho esposto, se io mi abbandono al venire, quindi accetto passivamente, senza mettere ostacoli alla tua proposta, temo che la mia venuta, cioè che il mio viaggio nell'aldilà, sia folle, sia una follia. Questa parola folle, così come vi ho chiesto di conservare nella mente che non erra, nella memoria, la parola ingegno, vi chiedo anche di conservare questo termine folle, che a differenza dell'italiano moderno, dove è un sinonimo di matto, pazzo, folle nell'italiano antico aveva una forte connotazione morale. La parola follia è molto legata alla superbia e in particolare alla superbia intellettuale. Quindi Dante quello che teme è che se lui, senza avere un permesso divino dovuto a una missione che deve svolgere, si abbandona e insegue Virgilio e accede a conoscere cose che sono vietate di conoscere agli umani, teme di stare peccando di superbia, di follia, di temerità, cioè un peccato molto simile a quello di Eva e Adamo, che hanno voluto mangiare da quest'albero della scienza per annullare la loro differenza con il creatore. Dante, conoscendo il mondo dei morti, teme di star peccando di follia. Dopodiché, al verso 37, riconosce che non sta ragionando molto bene, che non riesce a esprimersi con una diciamo chiarezza esauriente, perciò dice: tu sei saggio, dice Dante a Virgilio, capisci meglio di quanto io non parli. Quindi si fida che Virgilio potrà mettere ordine nella sua testa, nella testa di Dante. Allora, finite le parole che diceva Dante, quindi chiusesi le virgolette del verso 37, al verso 38 riprende il Dante scrittore, e qual è quel che disvuol ciò che volle per novi pensier cangia proposta, sì che dal cominciar tutto si tolle, feci in quell'oscura costa per nel cominciar cotanto tosta. Scusate che adesso comincio a vedere. È come colui che disvuole, cioè non vuole più quello che voleva prima, e per nuovi pensieri cambia proposito, non vuole più quello di prima, in modo che si toglie, cioè si allontana del tutto dall'inizio, da quello che voleva, si sta riferendo alla sua convinzione di fare il viaggio del mattino, così tale, verso 41, così mi feci io in quella costa oscura. Vedete che è molto importante in questo simbolismo
della luce di cui parlavamo la settimana scorsa, che Dante nel mattino, Dante si era ritrovato nella selva nella notte, quindi si era perso la sera prima. Durante il giorno non mi interessa molto che è successo, ma tornando la sera nell'oscurità di nuovo ha paura. Allora così io diventai, insomma, avendo cambiato totalmente idea, perché, dice Dante, questo è interessante come tratto psicologico, pensando consumai l'impresa che fu nel cominciar cotanto tosta, cioè pensando esaurì l'impresa, cioè feci col pensiero tutta la strada che dovevo fare veramente e mi spaventai. Impresa che all'inizio fu molto tosta, vuol dire veloce, ma in questo caso ha una connotazione anche negativa, fu troppo veloce. Ecco perché io vi avevo detto, vedete come Dante sta accettando in un modo un po' puerile il viaggio, invertendo l'ordine, dicendo che voleva vedere la di San Pietro e dopo dicendo ecco, è costoro che tu fai cotanto mesti, quindi quelli dell'inferno. Allora te ha posto a Virgilio il suo dubbio e Virgilio qua è quello che fa il suo primo intervento a una delle tante crisi che avrà il suo discepolo durante il viaggio. Prima di rispondere al quesito di Dante, che ricordiamolo è: ma io perché venirvi o chi il concede? Questa è la domanda di Dante, cui deve insomma cercare di rispondere Virgilio. Prima di rispondere, fa una sorta di diagnosi dello stato d'animo di Dante. E quindi al verso 44 risponde Virgilio: sì, o ben la parola tua intesa, rispose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da viltade offesa. Allora, se io ho capito bene la tua parola, chiaramente questa formula è una formula di umiltà. Virgilio capisce benissimo quello che Dante dice e quello che Dante sente e pensa. Quindi è come quando noi diciamo se non sbaglio, ma essendo sicuri che insomma non sbagliamo, rispose l'ombra del magnanimo. Ecco, questo epiteto di Virgilio è molto bello e molto significativo, perché vi ricordate che nella voce del Dante pellegrino, quindi del personaggio che sta uscendo dalla selva, c'era questa formulazione poeta che mi guidi, che suggeriva un po' di diffidenza nei confronti dell'autorità di Virgilio. Ma questo è il Dante scrittore che, come dicevo, è già tornato dal viaggio, qua invece chiama Virgilio magnanimo. Magnanimo etimologicamente vuol dire di animo grande, di anima magna, grande. E perché è così importante? Perché quello che adesso dice Virgilio al verso 46 a Dante, cioè che Dante ha l'anima offesa, quindi danneggiata dalla viltà, la viltà ha un rapporto di opposizione con la magnanimità. Per capire questo bisogna ricordare, chi di voi lo sa, altrimenti ve lo racconto io, che nel convivio, in quest'opera meravigliosa che scrisse Dante, filosofica, che rimase inconclusa, probabilmente perché a un certo punto Dante ha capito che doveva scrivere la commedia, quindi ha lasciato inconcluso sì il convivio di De Volgari Eloquentia. Nel convivio Dante definisce la viltà come pusillanimità e la parola pusillanime si oppone puntualmente, dal punto di vista etimologico, alla parola magnanimo, perché pusillo vuol dire piccolo
E quindi quello che sta dicendo Virgilio è: la tua anima è preda della pusillanimità. In che cosa consiste la viltà o pusillanimità, secondo quello che Dante ci dice nel Convivio? Nel credere che la propria anima è più piccola di quello che è, e quindi nel non affrontare le imprese cui si è destinati. Ed è una parola molto importante, la viltà, e ricordare questo senso tecnico che Dante stesso gli diede nel Convivio, perché la settimana prossima leggeremo un canto che, almeno in parte, è dedicato proprio ai pusillanimi. Quindi è molto interessante che in contiguità con quel canto Dante abbia trovato la stessa condizione dell'animo che nella quale hanno persistito coloro che lui vedrà come primi dannati del libro. Quindi torneremo a questo della viltà la settimana prossima. Quindi Virgilio ha detto: se ho capito bene, ti stai comportando come un vile. E poi aggiunge al verso 47: la viltà, la quale molte fiate, molte volte lo ingombra, quindi impedisce l'uomo, gli mette degli ostacoli, sì che di onrata impresa lo rivolve, sì che lo fa tornare indietro da una impresa onorevole, nobile, come falso veder bestia quando ombra, come quando una bestia, un animale, quando comincia a fare buio, si spaventa di un'ombra. Questa immagine è molto efficace perché ci fa capire che Dante è spaventato di qualcosa che non ha una realtà, che è solo nella sua mente, come quando un animale si spaventa di un'ombra credendo che ci sia un altro animale e invece non c'è. Allora Virgilio al verso 50 gli dice: da questa tema ciò che tu ti solve, dirotti per chi io venni e quel chi io intesi nel primo punto che di te mi dolve, cioè affinché tu ti sciolga, ti liberi da questo timore, dirotti, cioè ti dirò perché io venni a soccorrerti e quello che io sentì, quello che io udì nel primo punto che di te mi dolsi, cioè nel primo istante. La parola punto è anche molto importante, in quel punto nel quale io provai dolore della tua condizione per la prima volta. Quindi dal verso 53 in poi, adesso faremo la pausa così andate a mangiare, fate quello che dovete fare. Io intanto mi prendo alcuni minuti per leggermi le vostre domande, prepararmi delle risposte, ma vi avverto per chiarezza quando riprenderemo che dal verso 53 comincia un flashback nel quale Virgilio racconta a Dante che cosa stava vivendo lui, Virgilio, mentre Dante era perso nella selva. Quindi si torna indietro nel tempo della narrazione. Quindi facciamo una pausa, mi leggo le vostre domande, 5 minuti, riprendiamo, va bene? Sono 3:05, alle 3:10 ci ricolleghiamo, per favore, così riprendiamo la lettura dal verso 53. Grazie. L'impero aveva ottenuto questa pace così attesa. Sapete che la Pax Augustea è appunto il risultato di un processo molto traumatico che dopo decenni di guerra civile mise in pace l'impero, e quindi già i primi cristiani consideravano che l'avvento di Cristo era capitato non casualmente in quel momento del mondo, ma proprio perché era un momento particolare di pace, in cui Dante poi più avanti dirà il mondo rassomigliava il più possibile un paradiso.
Poi quando leggeremo il Paradiso avremo modo di tornare su questo argomento, perché Dante domanda a Beatrice poi perché Dio scelse proprio quel modo di riconciliarsi con la sua creatura dopo il peccato originale. Beatrice fa una spiegazione splendida che riguarda appunto il bisogno che c'era di una istituzione che avesse rappresentatività universale. In linea di massima l'idea è che siccome col peccato originale, peccando Eva e Adamo, che erano i soli umani esistenti, aveva peccato l'intera umanità, ed essendo cresciuta l'umanità lungo i secoli, affinché Cristo si caricasse di questo peccato per redimere l'umanità, ci voleva una istituzione di carattere universale che appunto condannando Cristo rappresentasse l'intera umanità. Bene, la seconda domanda che mi è stata posta, questa sì da un caro studente che riconosco, è una domanda, diciamo, di sintassi dell'italiano antico. Nel verso 35, effettivamente la riprendo perché non solo per Dario che l'ha domandato, ma perché forse a tutti è venuto questo dubbio. Nel verso 36, dove si dice temo che la venuta non sia folle, Dario domanda, non dovrebbe essere temo che la venuta sia folle? Sì, effettivamente in italiano moderno dovrebbe essere in positivo, ma in italiano antico quest'uso del non aveva valore positivo, come per esempio un'espressione che esiste tuttora, finché non succederà la tale cosa, no? È equivalente a finché succederà, no? È quest'uso. No? Comunque Dario, se non sei insomma del tutto certo di questa cosa, poi scrivimi una mail per privato, va bene? Allora, smaltite queste difficoltà, andiamo avanti, riprendiamo dal verso 53. Sta parlando ancora Virgilio, non dimenticate le virgolette che si sono aperte al verso 46. E come Virgilio ha appena promesso a Dante, quello che si accinge a fare è raccontargli che cosa è accaduto mentre Dante era nella selva e perché Virgilio decise di venire nella selva a riscattare Dante. Vi ricordate sempre, questa è una indicazione per tutta la lettura di un testo così difficile, ricordate sempre, nonostante le digressioni, che sono anche tante, qual è la base di questa risposta. Dante non si sente all'altezza del viaggio, non capisce perché lui, non essendo né Enea né Paolo, potrà conoscere il mondo dei morti, e quindi Virgilio gli dice adesso ti racconterò perché tu lo puoi fare, anzi lo devi fare. E quindi al verso 53 racconta Virgilio, io era tra color che sono sospesi e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Allora, io ero tra coloro che sono sospesi. Questa è la prima definizione che si dà del limbo, di questo primo cerchio dell'inferno cui appartiene eternamente Virgilio, su cui torneremo tra due settimane, perché arriveranno proprio al limbo, quindi avremo occasione di parlare. Sospesi il desiderio di vedere Dio e la verità che c'è in Dio e la consapevolezza che non lo vedranno mai. È una condizione davvero drammatica. Quelli che sono nel limbo, sta dicendo Virgilio, e una donna bella e beata, quindi una donna spata, anch'essa un'anima soltanto, che è al cielo, se è beata, perché beato è l'aggettivo che risponde al sostantivo beatitudine, che riguarda appunto la condizione dei salvati in paradiso. Quindi una donna del paradiso, bella, mi chiamò in modo tale che io
è un cavaliere chiaramente, Virgilio, gli chiesi di comandare, e cioè Virgilio avrà detto: che volete, che posso fare per voi? Verso 56, lucevano gli occhi suoi più che la stella. E gli occhi di Beatrice sono un topico importantissimo fin dalla Vita Nuova, e il fatto che siano più lucenti che la, stella, non a livello letterale, perché riguarda la bellezza degli occhi di Beatrice, ma dal punto vista simbolico, perché le stelle, come capiremo quando arriveremo al primo canto del Purgatorio, rappresentano le virtù. Quindi il fatto che Beatrice sia più luminosa, i suoi occhi siano più luminosi delle virtù, implica che Dio stesso si riflette in questi occhi, quindi qualcosa di più alto delle virtù. Allora luceva gli occhi suoi più che la stella, e cominciommi a dir soave e piana con angelica voce in sua favella. Mi cominciò a parlare in un modo soave, quindi dolce e piano, facile da capire. Questi due aggettivi, soave e piano, sono due aggettivi molto importanti perché riguardano il genere della Vita Nuova, quel bello stile che mi ha fatto onore, come ha detto Dante nel primo canto dell'Inferno, riferendosi appunto al registro, al tipo di lingua della sua opera giovanile. Quindi noi cominciamo, anche se non avessimo fatto la primissima lettura, attraverso questa descrizione degli occhi, la bellezza, la beatitudine e questi due aggettivi, soave e piana, il lettore che ha letto la Vita Nuova comincia già ad avere il sospetto che si tratti di Beatrice, come effettivamente tra qualche verso verrà confermato. Con angelica voce, quindi con una voce da angelo, perché effettivamente il ruolo di Beatrice è quello angelico, quello di mediare tra i vivi del paradiso e i vivi del mondo. Dante aveva detto di lei in un sonetto famosissimo della Vita Nuova, tanto gentile, tanto onesta pare, che par che sia cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare, dove par vuol dire non che sembra, ma che appare. È evidente che Beatrice, la Beatrice che Dante aveva conosciuto a Firenze, non era di questo mondo, era un angelo mandato da Dio nella terra come prova del miracolo. In sua favella, riprendo l'ultima parte del verso 58, vabbè, un sintagma che è stato molto molto travagliato dalla critica, perché non si capisce se Virgilio abbia voluto dire che gli ha parlato in fiorentino, essendo Virgilio un poeta latino di origine mantovana, come abbiamo visto nel primo canto, e quindi anche se fosse vissuto nello stesso periodo di Dante, avrebbe comunque parlato un'altra lingua, una si riferisca proprio a questa angelica voce dolce che Virgilio, che abita nell'inferno, non è abituato a sentire, perché sono suoni del paradiso. Quindi, in questa voce, Beatrice disse così a Dante. Qui inizia una parte abbastanza lunga del canto che è costruita a scatola cinese, cioè con una struttura dentro l'altra come una mamusca, perché in pratica Virgilio, cioè Dante come scrittore, ci sta dicendo che cosa gli disse Virgilio ebbe questa crisi. Virgilio, Beatrice nel limbo, e Beatrice racconta Santa Lucia nel paradiso. Quindi cercherò di aggiornare la voce. Mi raccomando, se qualcuno di voi sta leggendo con l'edizione di Battistessa, col testo a fronte ma comunque con la traduzione di Battistessa,
Mi raccomando, perché lì Battistessa si è perso, c'è un momento, non mi ricordo esattamente in quale verso, in cui aggiunge un pronome che nel testo italiano non c'è e il pronome è sbagliato, e quindi seguite il testo italiano, mi raccomando. Allora, al verso 59, Virgilio apre virgolette dentro le virgolette che Dante ha aperto per far parlare lui, per dirci che cosa gli disse Beatrice nel limbo. O anima cortese mantoana, di cui la fama ancor nel mondo dura e durerà quanto il mondo lontana, questo è tutto il vocativo molto gentile nei confronti di Virgilio, anima cortese di Mantova, di cui ancora nel mondo dura la fama, nonostante siano passati 1300 anni, e durerà, dice Beatrice facendo la sua prima brevissima profezia, durerà la tua fama, o Virgilio, sta dicendo a Beatrice, quanto durerà il mondo. E quindi la fama, per chi di voi non ha sentito la lezione di 2 settimane fa, la fama è il bene più nobile del mondo, che rende vivi nella memoria degli umani coloro che sono morti, nel caso di Virgilio, che sono morti per sempre. Per cui vedremo, man mano che continueremo a leggere, che ci sono molti personaggi dell'inferno dannati, che quindi sanno che non possono ambire alla vita eterna, alla vera vita, e che quindi la sola cosa che desiderano è di avere fama, quindi di vivere almeno nella memoria dei vivi. Quindi durerà molto la fama di Virgilio, ma il mondo, come ogni cosa sublunare, non è eterno, come sì lo è invece il paradiso, per cui è comunque limitata la fama a quanto durerà il mondo. Allora, dopo questo vocativo, Beatrice al verso 62 comincia a parlare a Virgilio di Dante. L'amico mio e non dell'avventura, nella diserta piaggia è impedito, sì nel cammin che voltè per paura. Allora Dante, il mio amico e non amico dell'avventura, di questa parte del verso ci sono diverse interpretazioni, le due che godono di più, insomma, prestigio tra gli studiosi sono una secondo cui che Dante non fosse amico dell'avventura si riferisce alla sfortuna che lo attende nell'esilio, quindi che non gli va bene, insomma. E secondo altri invece vuol dire che Dante è un amico fedele e genuino di Beatrice e che non va alla ricerca dell'avventura, quindi che non evita i mali che lo attendono perché è un uomo probo, integro. Allora, l'amico mio e non dell'avventura è talmente impedito nella pianura deserta, vedete che è proprio il paesaggio di questo limite che c'è tra la selva e il monte che Dante voleva cominciare a salire da solo, così tanto nel cammino che si è già volto, quindi sta tornando indietro per paura. Vedete che qua Dante ci dà i dati per identificare con esattezza che cosa stava succedendo nella selva mentre stava avendo luogo questo dialogo tra Virgilio e Beatrice nel limbo. Quando Dante dice che più volte stette per tornare indietro, Beatrice gli stava dicendo contemporaneamente a Virgilio: guarda che quello sta tornando indietro. E aggiunge al verso 65: e temo che non sia già sì smarrito ch'io mi sia tardi al soccorso levata per quel ch'io di lui nel cielo udito. Allora, questa terzina è molto misteriosa, perché praticamente Virgilio dice che Beatrice gli disse che a timore temo che non si sia già perso e che non si sia già perso così tanto che io, dice Beatrice, mi sia mossa per soccorrerlo tardi per quello che ho sentito di lui in paradiso.
Certo, è un po' inverosimile che Beatrice, che chiaramente, come tutti i beati, vedono la verità in Dio, quindi non possono sbagliare, e che del resto sta svolgendo una funzione divina, inviatagli appunto da Dio attraverso, come adesso leggeremo, la Vergine Maria e Santa Lucia, insomma, che ci sia un errore nel suo soccorso. Come è anche inverosimile, come vedremo quando leggeremo il Paradiso, che lei abbia sentito delle cose in Paradiso dove in realtà non c'è bisogno di parlare perché tutti capiscono tutto guardando in Dio. Quello che sembra più ragionevole è pensare che Beatrice, per esortare Virgilio ad andare subito a soccorrere Dante, stia usando queste parole iperboliche, come dicendo: guarda che forse è già tardi, quindi vacci subito. Allora, dopo aver detto questo, al verso 68 è sempre Beatrice che parla con Virgilio nel limbo, riportato tutto il dialogo da Virgilio a Dante. Nel verso 68: or movi e con la tua parola ornata e con ciò che ha mestieri al suo campare l'aiuta, sì che ne sia consolata. Ora muoviti e con la tua parola bella, elegante, questo è importante, cioè qui per la prima volta c'è questo tratto distintivo di Virgilio, e cioè il fatto che Virgilio è un poeta e quindi che la sua parola bella può avere un effetto su Dante che qualcuno che non sa parlare bene non otterrebbe. E con ciò che ha mestieri, con tutto quello che è necessario, questa espressione a mestiere, che è dell'italiano antico, è la stessa etimologicamente di menester in spagnolo, no? Tutto quello che serve a Dante, che è necessario per la sua salvezza, per il suo campare, quindi per sopravvivere ai pericoli aiutalo. Aver detto questo, al verso 71 si presenta: io son Beatrice che ti faccio andare, vegno del loco che tornar disio, amor mi mosse che mi fa parlare. Bellissima terzina. Dunque, se Dante come personaggio o noi lettori avevamo qualche dubbio che questa donna bella, con gli occhi lucenti, beata, che parla in modo soave e piano, fosse Beatrice, qui viene confermato: sono Beatrice quella che ti fa andare. Ecco, quindi il lettore qua conferma in qualche modo che sta leggendo la continuazione della Vita Nuova, di quest'opera che non conosciamo solo attraverso diciamo dati extratestuali, ma che è stata in qualche modo allusa da questo verso in cui nel primo canto Dante riconosceva l'onore che aveva e che aveva imparato a scrivere nello bello stilo dell'Eneide, vi ricordate? Quindi nella Vita Nuova, come molti di voi sanno, Dante racconta attraverso un prosimetro, quindi una miscela di lirica e di prosa narrativa, il suo amore di Beatrice, e va oltre perché Beatrice muore. Dante, insomma, cade in una grande crisi che oggi diremmo di depressione. Poi un'amica di Beatrice cerca di consolarlo. Dante e questa amica di Beatrice hanno una storia. Beatrice in sogni gli rimprovera questo abbandono. Va bene, è un libro molto interessante, che finisce così. Dante dice che a un certo punto ebbe una visione di cui non ci racconta la materia, non sappiamo che cosa ha visto. Ma lui dice che mi ha fatto capire che io dovevo tacere in grado di parlare di questa donna con parole che non si sono mai usate per parlare di nessuna donna. E quindi dice Dante: io mi propongo di tacere e, come Dio sa,
se avrò il tempo possibile, dedicherò la vita che mi resta a cercare parole inaudite per parlare di Beatrice. Allora, quando il lettore arriva a questo verso 71 di questo secondo canto dell'Inferno, il lettore che conosce la Vita Nova capisce che adesso sì, Dante è pronto a dire di lei quello che non fu mai detto di alcuna, e che effettivamente dopo un lungo silenzio Dante ha ritrovato il modo di parlare di lei. Allora Beatrice poi aggiunge: vengo da quel luogo dove desidero di tornare, che è il paradiso, e l'amore che mi mosse è quello che mi fa parlare. Anche su questo verso ci sono tantissimi commenti, tantissime interpretazioni. Io vi invito in realtà a ripensarci ogni volta che verrà tematizzato l'argomento dell'amore, perché uno qui potrebbe pensare: ma che amore è? È l'amore che Dante ha per lei? È l'amore che lei ha per Dante? È l'amore di Dio che la fa venire? Quello che noi, man mano che leggeremo, cominceremo a capire, è che è lo stesso. Cioè che l'amore di Dio è quello che nel prossimo si manifesta anche come amore di Beatrice per Dante, ed è riflesso in un modo imperfetto in ogni sentimento del mondo, provava per amare direttamente Dio. Allora, dopo essersi presentata, al verso 74 Beatrice aggiunge con una piccolissima insomma dichiarazione di captatio benevolentia, cioè di questa figura che si usa per convincere l'altro a fare quello che vogliamo che faccia. Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a Lui. Cioè, quando tornerò e sarò davanti a Dio, dice Beatrice, farò le lode di te sovente, cioè spesso, a Lui. Quindi ci possiamo immaginare che dopo questo dialogo che adesso Virgilio sta raccontando a Dante nella selva, o nella prolungazione, insomma, della selva, prima di entrare nel mondo dei morti, dopo questa scena Beatrice è tornata in paradiso e ha parlato molto bene di Virgilio a Dio, il che ovviamente anche questo è una figura, perché Beatrice non ha bisogno di parlare e Dio non ha bisogno che nessuno gli racconti quanto è grande Virgilio. Va bene? Allora, al verso 76 riprende Virgilio. Allora, e poi comincia io, cioè Beatrice fece silenzio e io, Virgilio, gli risposi. Quindi Virgilio adesso cita il se stesso di quella scena con Beatrice. Verso 77. O donna di virtù, sola per cui l'umana spezie eccede ogni contento di quel ciel che a minor ricerchi sui, tanto m'aggradi il tuo comandamento che l'ubbidir se già fosse me tardi, più non te vuo caprirmi il tuo talento. Cioè, o donna virtuosissima, sola per la quale la specie umana eccede ogni cosa che è contenuta da quel cielo che ha il cerchio più piccolo, cioè il cielo della luna. Quello che qui sta dicendo Virgilio, che è un po' iperbolico e quindi ha destato molta perplessità da parte degli studiosi, è che solo per Beatrice tutto ciò che è nel mondo, tutte le virtù che sono comprese nel mondo sublunare, quindi tutto il mondo della terra che è sotto il primo cielo, che è il cielo della luna, solo per lui, solo per lei, scusate, per Beatrice, la specie umana eccede la sua umanità. Beh, è un po' troppo, no? Anche se, diciamo, ognuno di noi può stare simpatico o antipatico a Beatrice, ma
che sia la sola, per esempio, che sia più alta della Madonna, più alta di Maria, che è stata anche lei una creatura, no? Mortale. Beh, è un po' troppo. Però evidentemente anche Virgilio è molto commosso di vedere quest'essere celestiale, quindi abbondante e iperbolico. Gli dice, o donna così virtuosa, mi piace così tanto quello che mi comandi, che ubbidirse già fosse me tardi, cioè che anche se io fossi già andata mi sarebbe tardi, quindi non vedo l'ora di andare a fare quello che mi chiedi. Non te più uopo, quindi non è necessario più dirmi la tua volontà, il tuo talento. Quello che dici lo faccio. Ma, domanda Virgilio, questa domanda è molto interessante perché noi capiamo forse che Virgilio sta già in qualche modo, quando racconta a Dante tutto questo dialogo, svolgendo la sua missione di maestro. Perché in pratica domanda una cosa la cui risposta sarà molto utile a Dante in questo momento di paura che sta vivendo ancora nel mondo dei vivi. Verso 83. Ma dimmi la cagion che non ti guardi dello scender qua giù in questo centro dell'ampio loco ove tornar guardi. Cioè dimmi la causa per cui tu non ti guardi, cioè non hai paura, diciamo, di scendere qua giù nell'inferno, in questo centro, centro della terra, dall'ampio loco del paradiso dove tu ardi per tornare, dove desideri ardentemente di tornare. E quindi gli sta domandando come osi scendere qua, tu che sei salva. E quindi al verso 86 risponde Beatrice sempre nel dialogo riferito da Virgilio. Da che tu vuoi saper cotanto addentro, dirotti brievemente, gli rispose, perché io non temo di venire qua entro. Cioè visto che tu vuoi conoscere le cose così profondamente, te lo dirò brevemente perché io non ho paura di entrare nell'inferno. Adesso quello che dice Beatrice è appunto una sorta di sentenza di valore generale che è molto utile per Dante in questo momento in cui ha paura e anche per noi, no? È utile. Al verso 89... Temersi di sole quelle cose che hanno potenza di fare altrui male, delle altre no, che non sono paurose. Cioè si deve aver paura solo di quelle cose che hanno il potere di fare male agli altri, delle altre non ha senso aver paura, perché in pratica non sono paurosa, non sono degne di timore. Questo, diciamo, rientra in questo che Virgilio aveva detto a Dante, secondo cui lui era spaventato in un modo vile da qualcosa che non aveva una maggiore entità reale di quella che ha un'ombra che spaventa un animale quando è buio. E al verso 92 risponde perché a lei non può far male l'inferno. I son fatta da Dio sua merce tale che la vostra miseria non mi tange né fiamma desto incendio non m'assale. Quindi io sono fatta da Dio grazie alla sua merce, alla sua grazia, in modo che la vostra tristezza non mi tocca né mi può assalire una fiamma di questo incendio, quindi non posso essere toccata dal male. Questa è un'affermazione che bisogna ricordare sempre, evidentemente a Dante premeva di dirlo molto all'inizio del libro, dei tre libri, cioè il fatto che c'è una distanza insalvabile tra dannati e salvati, e che anche se circostanzialmente, in un modo miracoloso, per salvare Dante, hanno parlato un essere beato come Beatrice e un essere dannato come Virgilio,
comunque non c'è un vero rapporto tra di loro. Il male dell'inferno non può più toccare qualcuno che è salvo. Allora il verso 95 continua Beatrice a raccontare a Virgilio nel limbo che cosa è successo nel paradiso quando lei è stata inviata al limbo a mandare Virgilio a soccorrere Dante alla selva. Quindi verso 95, donna e gentil nel ciel che si compiange di questo impedimento io ti mando, sicché duro giudicio lassù frange. Ecco che è comparsa per la prima volta Maria, personaggio centralissimo del libro. Quindi sta dicendo Beatrice, nel cielo c'è una donna gentile, che è chiaramente la Vergine, che si compiange, cioè che prova compianto, etimologicamente vuol dire che piange insieme a Dante a causa dell'impedimento che Dante ha nella selva, che è l'impedimento dove, dice Beatrice al verso 96, lei sta mandando Virgilio. Quindi c'è una donna nel cielo che, diciamo, accogliendo questa tradizione mariana che aveva un paio di secoli quando Dante scrive la commedia, sta svolgendo questa funzione materna nei confronti dell'umanità, intercedendo in qualche modo presso il Padre, presso Dio, per noi umani fragili. Quindi Maria si compiange così tanto di Dante, che è ovviamente Dante Alighieri individuale, ma è anche simbolo dell'umanità, si compiange così tanto che, come dice al verso 97, frange, cioè rompe, infrange una dura legge del mondo e del cielo, e cioè il fatto che i salvati, una volta salvati, non scendono più nel mondo, e neanche i morti dell'inferno, come sta facendo Virgilio, tornano al mondo, per cui questo giudizio che riguarda la divisione che c'è tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti è stata infranta per compassione di Maria. È molto interessante questo, perché implica che il Dio di Dante, perché Maria chiaramente lavora con il consenso divino, è un Dio che è più misericordioso che insomma giustiziere, nel senso che la propria legge di Dio può essere infranta dall'amore e dalla compassione, come vedremo soprattutto nel Purgatorio. Allora continua Beatrice al verso 98, questa chiese Lucia in suo dimando e disse, quindi questa Maria, la donna gentile del verso 95, chiamò Lucia, Santa Lucia, importantissima donna anche per Dante. Dante aveva problemi agli occhi, per cui era molto devoto di Santa Lucia, la vedremo qui intercedere per Dante, e la rivedremo nel Purgatorio ancora con una funzione molto importante. Allora Maria chiamò Lucia per domandargli qualcosa e disse, e adesso è una nuova scatola cinese, perché in questo caso Virgilio sta raccontando a Dante come Beatrice gli raccontò quello che Lucia disse a lei Beatrice. Quindi adesso parla, scusate, quello che Maria disse a Lucia, mi sono perso anch'io. Allora, al verso 99 e 100 è Maria che parla con Lucia. Ora ha bisogno il tuo fedele di te e io a te lo raccomando. Quindi Maria disse a Lucia che Dante, il fedele di Lucia, ha bisogno di lei e quindi glielo raccomanda, così se ne occupa. È come se Maria stesse vedendo
le sorti infelici di tanti umani e diciamo distribuisse tra i santi quelli più adatti a prendersi cura dei diversi umani che sono in problemi. E allora al verso 101 continua a parlare Beatrice: Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse e venne al loco dove era che mi sedea con l'antica Rachele. Cioè Lucia, avversaria di ogni crudeltà, quindi particolarmente bonaria, si mosse dal suo seggio eterno e venne al luogo dove ero io, dice Beatrice, che mi sedevo con l'antica Rachele. Ecco, torneremo a parlare di Rachele quando leggeremo il Purgatorio, lì vedremo con calma che secondo l'esegesi tradizionale Rachele rappresenta la vita contemplativa ed effettivamente il fatto che Beatrice si sieda insieme a lei dà a Beatrice un posto molto altolocato nel paradiso che è coerente con la sua funzione simbolica di teologia. Torneremo a questo nel Purgatorio. Allora, al verso 104, qui sono le parole che, secondo Beatrice, sta raccontando, dice, qui si sono chiuse le virgolette e quindi Virgilio riprende il dialogo con Dante dopo questo flashback che fece. E quindi, in realtà non lo chiude il flashback del tutto, quello che si chiudono sono le parole riportate da Beatrice. Quindi al verso 116 dice Virgilio: poscia che m'ebbe ragionato questo, gli occhi lucenti lagrimando volse, perché mi fece del venire più presto. Quindi dopo avermi detto tutto questo, ragionare nell'italiano non solo antico ma anche odierno ha anche l'accezione di parlare, no? Dopo che Beatrice mi disse questo, rivolse a me i suoi occhi lucenti lagrimando, quindi questo è importante, Beatrice sta piangendo. Questo è molto importante, lo ricorderemo tra due anni quando Beatrice apparirà veramente davanti a Dante nell'Eden, perché sarà uno dei rimproveri che Beatrice farà a Dante: mi hai fatto piangere, io che ero in paradiso. E quindi Virgilio dice: siccome si è messa a piangere, io sono venuto a salvarti più presto. E al verso 119, e venne a te così come la volse, dinanzi a quella fiera ti levai che del bel monte il corto andar ti tolse. Cioè vedete l'esattezza con cui noi possiamo ricostruire che cosa stava facendo Dante nella selva. Cioè venne a te come lei ha voluto, davanti a quella fiera, cioè la lupa, ti levai, cioè ti salvai, quella fiera che ti aveva impedito il corto andare del bel monte, quindi la salita per vie naturali. Quindi vedete che noi capiamo che qui si incontrano, diciamo, il flashback con la narrazione della selva. Vi ricordate che Virgilio nel primo canto si dice che arriva proprio mentre Dante stava tornando indietro per paura della lupa, mentre io rovinavo in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto, ed ecco che appare Virgilio, vero? Quindi finito il racconto, al verso 122 Virgilio esorta Dante, dopo aver sentito questo, e cioè che non è che a lui, Virgilio, venne in mente questa follia temeraria di portare Dante nell'aldilà, ma che nel paradiso è voluto il viaggio di Dante. Quindi al verso 122, dunque che? Perché? Perché restai? Vedete il realismo di questa oralità, di questa ripetizione, perché? Perché restai, vero, di Virgilio? Perché tanta viltà nel cuore allette? Perché a dire franchezza non hai? Poscia che tra i tre donne benedette curan di te nella corte del cielo, il mio parlar tanto ben ti promette? Cioè Virgilio sta dicendo: perché resti? Cioè, perché non ti muovi?
Perché alletti tanta avidità nel cuore? Ecco, vedete che ricompare questa avidità che era stata la prima diagnosi di Virgilio sulla pusillanimità di Dante, ma qui si aggiunge una accusa davvero notevole, perché il verbo allettare, cioè perché tanta avidità nel cuore allette, il verbo allettare dire persistere volontariamente in una qualche condizione, cioè perché insisti nel persistere nella vita, sta dicendo. Quindi c'è in qualche modo una componente di volontà da parte di Dante che Virgilio gli sta rimproverando, come se Dante in qualche modo stesse godendo di questo suo stato di paura. Perché ardire e franchezza non hai? Ardire, cioè perché non osi? Perché non hai franchezza, cioè libertà? Visto che tre donne tali, benedette, si prendono cura di te nella corte del cielo e il mio parlare ti promette tanto bene, Virgilio in qualche modo, molto sottilmente e sobriamente come fa lui le cose, rimprovera Dante il fatto che nonostante Virgilio gli avesse detto che andrà in purgatorio, che ci sarà una donna più degna di lui per portarlo in paradiso, quindi gli ha promesso un grande bene dopo il viaggio nell'inferno, Dante non ci crede. Quindi qui sì, al verso 127, si chiudono le virgolette della voce di Virgilio e riprende il Dante narratore e riprende con un'analogia molto bella, molto efficace sul proprio stato d'animo dopo aver sentito che Beatrice è che Santa Lucia e la Madonna si sono mosse dal paradiso per salvare lui. Quindi verso 128, quali fioretti dal notturno gelo chinati e chiusi, poiché il sol l'imbianca, si drizzan tutti aperti in loro stelo, tal mi feci io di mia virtute stanca, e tanto buono ardire al cor mi corse, io cominciai come persona franca. Allora, come fioretti, piccoli fiori, che sono stati chinati e chiusi dal gelo notturno, che durante il freddo della notte si sono appassiti. E poi che il sole li imbianca, quindi che la luce del sole li illumina di nuovo, si drizzano aprendosi del tutto sul loro stelo, quindi recuperando questa loro posizione verticale verso l'alto, tal, nel verso 131 comincia il secondo termine del paragone, così mi feci io della mia forza stanca. Quindi Dante qui riconosce che era stanchezza quello che aveva e che gli aveva fatto vedere le cose in un modo distorto, vero? Così mi feci io, e al verso 132, e tanto buono ardire al cor mi corse, questo ardire che Virgilio gli aveva rimproverato di non avere, tanto ardire buono, positivo, perché appoggiato dalla volontà divina, mi corse al cuore, che io cominciai a parlare come persona liberata, franca. E adesso Dante risponde a Virgilio al verso 134. O pietosa colei che mi soccorse e te cortese che ubbidisti tosto alle vere parole che ti porse. Cioè, o pietosa Beatrice che mi soccorse. Vedete che le prime parole di Dante vanno a lei, come succederà ogni volta che Dante avrà una grande crisi. Il nome di Beatrice è quello che gli ridarà la forza per affrontare quello che deve fare. E te, cioè Virgilio, cortese, che hai ubbidito presto alle parole veraci, vere, che lei ti disse. Tu mai con desiderio il cor disposto sia al venir con le parole tue, chi son tornato nel primo proposto.
cioè tu mi hai disposto il cuore con desiderio, ecco, centrale il desiderio, sarà tutto il motore del viaggio di Dante, così, cioè mi hai disposto così tanto il cuore con desiderio al venire, cioè a fare questo viaggio nell'aldilà con le parole tue, che io sono tornato nel primo proposito, quindi a questa decisione che avevo presto, che avevo preso nel mattino. Purva che un sol volere ed ambedue, tu duca, tu signore e tu maestro. Ecco, questi versi meravigliosi segnano il patto tra maestro e discepolo. Cioè Dante prima aveva detto che aveva paura di abbandonarsi, adesso sì, sapendo che Virgilio è stato inviato da Dio, si abbandona, cioè rinuncia alla propria volontà per seguire la volontà del maestro, perché ormai sa che quello che il maestro vorrà per lui è per il suo bene. Quindi or va, ora muoviti, che un solo volere è di entrambi, cioè il tuo volere è anche il mio. Tu duca, cioè tu guida, tu signore, cioè padrone della mia anima, e tu maestro. Vedete che attraverso questo triplice vocativo così commovente, in qualche modo il Dante personaggio sembra di star volendo correggere questo vocativo così meschino che ebbe all'inizio dell'episodio quando chiamò Virgilio poeta che mi guidi, vero? Qui lo riconosce veramente come maestro e quindi chiusesse le virgolette del verso 141 che includevano le parole del Dante personaggio, riprende il Dante autore, così gli dissi, e poiché mosso fue, intrai per lo cammino alto e silvestro. Cioè, così gli dissi, e dopo che lui si mosse, io Dante, in prima persona, intrai per attraverso il cammino profondo e selvaggio. Quindi vedete, io alla fine della lezione della settimana scorsa vi avevo invitato a ricordare la fine di quel canto, allora si mosse e io li tenni dietro, che in realtà è praticamente uguale a questo, solo che sintatticamente in quel momento si era mosso Virgilio e Dante l'aveva inseguito. Invece adesso la mossa di Virgilio è in una subordinata, ed è come se Dante, attraverso questo verbo in prima persona, intrai, stesse assumendo ormai con responsabilità, sapendo veramente che cosa deve vivere, la strada che gli ha proposto Virgilio. Allora io vi chiederei, adesso rileggeremo il canto tutto da capo come facciamo di solito, vi chiederei se avete dei dubbi di inviarli alla chat, spero di poterli vedere questa volta e altrimenti spero che Daniele mi possa aiutare, perché ci possiamo, se ci sono dei dubbi molto importanti li chiarisco ora, ma se potete vivere senza per una settimana me li segno e semmai riprendo le risposte la settimana prossima. Quindi affinché ce ne andiamo tutti con la parola di Dante, prima di rileggere tutto vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buona Pasqua. Lo giorno se n'andava e l'aere bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro, e io sol uno m'apparecchiava a sostener la guerra, sì del cammino e sì della pietate, che ritrarrà la mente che non erra. O muse o alto ingegno ormai aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parla la tua nobiltà. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora, ad immortale secolo andò e fu sensibilmente. Però se l'avversario d'ogni male cortesi fu,
pensando l'alto effetto cucir dovea di lui e di chi e il quale, non par indegna domo d'intelletto, che i fu dell'alma Rome di suo impero nell'empireo ciel per padre eletto, la quale il quale, a voler dirlo vero, fu stabilita per lo loco santo, usiede il successor del maggior Piero. Per quest'andata, onde fai du vanto, tese cose che furon cagione di sua vittoria e del papale ammanto. Andovi poi lo vas d'elezione per recarne conforto a quella fede che è principio alla via di salvazione. Ma io perché venirvi, o chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono, me degnaccio né io né altri il crede. Perché se del venire io m'abbandono, temo che la venuta non sia folle, sei savi, intendi me chi non ragiono. E qual è quei che disvol ciò che volle, e per novi pensier cangia proposta, sicché dal cominciar tutto si tolle, tal mi feci in quell'oscura posta, perché pensando consumai l'impresa che fu nel cominciar cotanto tosta. Sì, ho ben la parola tua intesa, rispose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da viltade offesa, la qual molte fiate l'uomo ingombra, sì che d'onrata impresa lo rivolve, come falso veder bestia quand'ombra. Da questa tema ciò che tutti solve, dirotti per chi io venni e quel chi intesi nel primo punto che di te mi dorme. Io era tra color che son sospesi e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandario la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella e cominciommi a dir suave e piana con angelica voce in sua favella. O anima cortese mantuana di cui la fama ancor nel mondo dura e durerà quanto il mondo lontana, l'amico mio e non dell'avventura nella diserta piaggia è impedito sì nel cammin che volte per paura, e temo che non sia già sì smarrito ch'io mi sia tardi al soccorso levata per quel che io di lui nel cielo udito. Or muovi e con la tua parola ornata e con ciò che a mestieri al suo campare l'aiuta sì che ne sia consolata. Io son Beatrice che ti faccio andare, degno del loco che tornar disio, amor mi mosse che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a lui. Tacette allora e poi comincia io. O donna di virtù sola per cui l'umana spezia eccede ogni contento di quel ciel che annori i cerchi sui, tanto m'aggrada il tuo comandamento che l'ubbidir se già fosse né tardi, più non te vuo aprirmi il tuo talento. Ma dimmi la cagion che non ti guardi dello scender qua giuso in questo centro dell'ampio loco ove tornar tu ardi. Da che tu possa aver cotanto adentro, dirotti brievemente, mi rispose, perché io non temo di venir qua entro. Temer si dee di soli quelle cose che hanno potenza di fare altrui male, dell'altre no, che non son paurose. I son fatta da Dio sua merce tale, che la vostra miseria non mi tange, né fiamma d'esto incendio non m'assale. Donna è gentil nel ciel, che si compiange di questo impedimento io ti mando, sì che duro giudicio lassù frange. Questa chiese Lucia in suo dimando e disse, ora bisogno il tuo fedele di te e io a te lo raccomando. Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse venne al loco dove era che mi sedea con l'antica Rachele. Disse Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amo tanto che usci per te della volgare schiera? Non odi tu la pietà del suo pianto? Non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumano che il mar non ha vanto? Al mondo non fur mai persone ratte a far lor pro, a fuggir lor danno, com'io dopo cotai parole fatte, e venni qua giù del mio beato scanno, fidandomi del tuo parlare onesto, che onora te e quei cuditi l'hanno.
o Shakyamuni ebbe ragionato questo, gli occhi lucenti lagrimando volse, perché mi fece del venire più presto. E venne a te così come la volse. Dinanzi a quella fiera ti levai, che del bel monte il corto andar ti tolse. Dunque che è? Perché? Perché restai? Perché tanta vinta nel cuore allette? Perché ardire e franchezza non hai? Poscia che t'hai tre donne benedette curandite nella corte del cielo, il mio parlar tanto ben ti promette? Quali fioretti dal notturno gelo chinati e chiusi, poiché il sol l'imbianca, si drizzan tutti aperti in loro stelo, tal mi feci io di mia virtude stanca, e tanto buono ardire al cor mi corse, chi cominciai come persona franca. O pietosa colei che mi soccorse, e te cortese che ubbidisti tosto alle vere parole che ti porse. Tu mai con desiderio il cor disposto sì al venir con le parole tue, ti son tornato nel primo proposto. Or va, d'un sol volere è d'ambedue, tu duca, tu signore e tu maestro. Così gli dissi, e poi che mosso fue, entrai per lo cammino alto e silvestro. Grazie moltissime Claudia per questa splendida lettura, veramente commovente. E ci riaggiorniamo per il prossimo giovedì alle ore 14. Vi aspettiamo per il terzo canto dell'Inferno. Si entra nell'azione, più nell'azione, diciamo. E nel frattempo anch'io mi associo agli auguri di buona Pasqua per tutti e spero che qualcuno di voi vorrà seguirci anche nelle altre due attività che vi ho segnalato. In ogni caso, buona Pasqua a tutti, tante grazie per seguirci e alla prossima settimana. Arrivederci.